Buongiorno, una finestra su Napoli, l'appuntamento settimanale con il presidente dell'ordine regionale dei giornalisti, Ottavio Pelli. Ciao, liberato Ti ho fatto Fabio, ritrovare il sole, è qui stai tornato il tranquillo. sole, abbiamo un panorama meraviglioso, quel Monte Feito sembra quasi di toccarlo, guarda, oggi aria pulita. Ieri c'era la neve su questo, ci sta ancora, non ci ho fatto caso. Ieri sera, poi un po', già nel pomeriggio sarà un po' sciolto. Allora, Ottavio, partiamo giocando in casa. Questo progetto, Sì. tra le cose positive della campagna, questo è un progetto importante che vede in primo, proprio in primo piano l'ordine dei giornalisti. Ce ne vuoi Sì, parlare? dobbiamo ringraziare Di che cosa si la tratta regione, innanzitutto? l'assessore Marciani, un progetto contro bullismo e cyberbullismo, un progetto realizzato dalla Regione Campania, dall'assessore Chiara Marciani e dalla Commissione Pari Opportunità dell'Ordine dei Giornalisti. Una settimana dedicata con tappe in 5 capoluoghi. Un tir nella regione, è stato lunedì a Benevento. Poi Caserta, Avellino, oggi Napoli e si chiude venerdì 7 a Salerno. Quindi 5 tappe, 5 capoluoghi, incontrando le scuole, incontrando gli insegnanti, incontrando quindi ragazzi intorno ai 10 anni, 9, 10, 11 anni, e lavorando proprio sull'uso corretto delle parole. In questo senso, le colleghe della Commissione Pari Opportunità, guidate da Tim Prota e Concino De Luca, tutte le colleghe poi nei vari territori hanno presentato questo progetto, un decalogo sull'uso corretto delle parole. E naturalmente, oltre ai giornalisti, poi sono intervenuti psicologi e altri esperti. E è stato rilasciato poi anche un piccolo diploma agli allievi che hanno partecipato a questi incontri, che stanno partecipando a questi incontri. E per noi non è un'iniziativa nuova in assoluto, perché la Commissione Pari Opportunità questo progetto lo porta già nelle scuole da molto tempo. Nei nostri corsi di formazione dell'ordine, C'è spesso, spesso. spesso, sì, e a volte addirittura alcuni corsi di formazione li abbiamo organizzati nelle scuole. Ad esempio, ricordo a Giuliano c'è stato un incontro molto bello, perché lì c'era un progetto avanzato, condotto dalla dirigente, dai professori, dove i ragazzi avevano anche delle magliette dove c'era scritto bullismo mo basta, e anche lì abbiamo portato degli esperti. Quindi insomma, questa iniziativa rientra in un lavoro ampio che l'ordine svolge anche nei confronti delle scuole, in sinergia chiaramente con le istituzioni e con Il gli fatto del buddismo sia un fatto soprattutto di cultura, Sì. cioè la cultura si può porre in medio al bullismo, al razzismo, a tutte queste forme di Sì, prevaricazione. e questo lavoro culturale, come dici giustamente tu, deve cominciare dalle scuole. No, mi piace che ci sia l'ordine in primo piano. Sì, no, in questo deve essere tutto l'ordine. Poi in particolare molto le colleghe della Commissione Pari Opportunità e anche altre colleghe che hanno redatto questo decalogo molto bello. Voglio farle Le degli slide che auguri. ormai vanno di moda, Sì, sono sì, sì. facilmente comprensibili. Ci sono, è un decalogo, ci sono tutte molto belle. C'è un numero, vedi? Le persone si discutono, le idee si discutono, le persone si rispettano. Questo vale in tutti gli ambiti, non solo per il fatto del bullismo. Esatto. E quindi cominciare, diciamo, a discutere con i ragazzi delle scuole, a spiegare queste cose, con loro è un lavoro molto importante, anche perché bisogna aiutare gli insegnanti. Abbiamo tantissimi insegnanti che lavorano in situazioni di frontiera. Stamattina, per dirti, c'era una scuola di Torre Annunziata, no? E una stessa insegnante ha detto: noi siamo una scuola di frontiera, una bellissima scuola, ma siamo una scuola di frontiera, quindi bisogna aiutarli. Poi la scuola è il primo avamposto della società, perché i ragazzi entrano nella scuola e dovrebbero avere quegli elementi per diventare cittadini, non dico modelli, ma bravi cittadini. Esatto. Quindi la scuola è fondamentale e troppe volte, secondo me, noi trascuriamo, si investe poco nella scuola e nella preparazione. Sì, diciamo, c'è stata solamente una fase, diciamo, in cui nel paese si è investito poco, bisogna recuperare, investire più nelle scuole, investire più nella cultura in genere, ma questo lavoro, come dicevi tu, questo lavoro culturale profondo deve cominciare. Se non comincia dalle scuole, poi recuperare è complicato. Prima hai accennato tu ai corsi di formazione che fa l'ordine dei giornalisti, che sono un fiore all'occhiello, io dico, della campagna.
di questi corsi di giornalismo, corsi Sì, di aggiornamento. di aggiornamento spesso sono solo un sistema per fare soldi, mentre l'ordine della camera, non solo per i giornalisti, questo vale per tutti Sì, questi famosi ci crediti sono che state, costano. ci sono stati in altri campi anche inchieste giudiziarie. Invece come funziona l'ordine Noi siamo giornalista? riusciti, beh, 6 anni fa quando abbiamo cominciato, noi abbiamo fatto una delibera in cui abbiamo posto subito due paletti. Prima cosa che i corsi fossero tutti gratuiti per i 12.000 giornalisti della Campania, quindi corsi gratuiti a Napoli come ad Ariano Irpino, a Salerno come a Sapri, a Benevento come a Piedimonte Matese. E poi una cosa che all'inizio sembrava un po' complicata, qualcuno aveva dei dubbi, non ci sono gettoni per i relatori. E qualcuno all'inizio diceva: ma chi verrà poi? E invece tutti vogliono venire, abbiamo richieste, adesso siamo all'inizio del 7º anno, continuano le richieste Non e c'è la crisi tutto del settimo questo. anno. No, per ora no, perché devo dire che anzi io pensavo che all'inizio del terzo triennio, perché poi è organizzata per triennio, pensavo ci fosse un po' un rallentamento, invece cioè, addirittura stiamo intensificando. E tutto questo è servito a non mettere in moto una macchina di denaro, cioè non Esiste. circola denaro, non circola denaro, questo perché i relatori non prendono gettoni, le sedi ce le offro quasi tutte gratuitamente, dalle università alle scuole, dalle parrocchie alle amministrazioni comunali, e quindi anche i tanti colleghi che danno una mano nei territori, sapendo che questo è lo schema e quindi vanno nei posti, eccetera. E diciamo, la cosa sta funzionando, c'è una grande Ci sono cose che in partecipazione. campagna funzionano, cioè poi torniamo al nostro solito fil Bisogna. rouge delle trasmissioni. Le cose che ci sono in campagna che funzionano. Lavorare, bisogna impegnarsi, perché poi dopo, vedete, la cosa più bella di questa formazione, come anche del progetto Parole in Ordine, del decalogo di cui abbiamo parlato, è che poi messo in moto un meccanismo, poi c'è tanta gente, parliamo di giornalisti, ma anche di tante altre persone di altri settori che poi danno una mano, collaborano e si riescono a realizzare alcune cose con un termine che come si usava una volta, insomma, a costo zero. È una bella parola, anche se sembra. A Un po' superato. proposito di belle idee, di persone che danno la mano, oggi è stata presentata al Comune di Napoli un'iniziativa secondo me molto simpatica, per cui ci sono personaggi famosi che prestano faranno delle guide, faranno la guida Ah, per la città in sì, alcune cose. anche questo Questa è una cosa simpatica perché il personaggio famoso secondo me fa da traino. Poi, noi lo diciamo sempre, il futuro della città è sul turismo. come dicevi tu, lo dici tu ormai bisogna cavalcare questo momento positivo. Anche io oggi, venendo qui, ho incontrato tantissimi turisti, tantissimi. Oggi è giovedì. Non solo è giovedì, oggi è un giorno che praticamente, cioè un periodo dell'anno che dovrebbe essere abbastanza morto. Infatti, ho incontrato turisti e molti ho visto che avevano fatto acquisti, insomma, quindi c'è tutto poi un indotto, ecco, non è che vanno solo, poi ovviamente a vedere il museo, la mostra, poi una piazzetta, molti fanno anche acquisti. Certamente c'è ancora una zona, diciamo, come dire, limitata, anche se il nostro centro storico, non dimentichiamo che è il più grande d'Europa, quindi potenzialmente mezza Non città solo, tieni può vivere presente, direttamente di questo, e poi c'è un questo è indotto. Napoli, tieni presente tutto il dintorno di Napoli, Ischia, Capri va bene, ma poi ci stanno dei posti meravigliosi. Tu pensa che Procida ora Si giustamente si è candida con. Questo candidata è un altro elemento di a valore. città della cultura, giustamente, perché ne ha tutte le qualità Procida per ambire a questo. E Procida è un poco. Diciamo la sorellina minore dell'Ego, pure un altro posto Però è un meraviglioso. gioiellino, Procida è meraviglioso, mi piace un molto più gioiellino. Procida di Ischia, per esempio. Sì, Ischia è dipende, bellissima. Procida è molto a misura d'uomo. dipende dai posti, esatto, perché poi appunto Procida è un No, quel gioiellino, colpo d'occhio Ischia. quando arrivi a Procida per tutti quei colori è una cosa straordinaria. Sì. Ma io poi già immagino, adesso poi vedranno, già immagino tra gli spot che ci saranno della candidatura, ci sarà sicuramente le Il immagini postino. del postino contro Isi, sicuramente, perché le immagini della Corricella sono immagini Una straordinarie, perché postino. poi quel film fu girato in parte a Procida, in parte poi a Salina, in parte alle Però Procida è, diciamo, è sottovalutata perché Io. rispetto a Capri, Sì. Ischia, però Procida Sì, è meraviglioso. sottovalutato. Infatti, poi chi va a Procida se ne innamora e ci torna e ci rimane. Ischia è diverso perché Ischia c'ha alcune zone che effettivamente ricordo più. E poi
essendo molto grande, poi c'è altre zone Ischia c'ha tutto, c'è il mare, la montagna. spettacolari, le terme, Ischia, insomma, è una ricchezza. E Capri poi è un altro gioiello, ovviamente. Però c'è davvero, a me piace molto. E quindi io spero No, che come hai detto, tu è almeno. più umano, è un po' più. No, è il colpo d'occhio quando arrivi a Procida, è bellissimo, il tipo di colore, quelle case colorate. Quindi diciamo, il fatto del turismo a Napoli, tu parlavi del centro storico, noi parliamo spesso di questo posto straordinario, che è un vero patrimonio dell'umanità, ma non solo sulla carta, proprio a tutti gli effetti. Però Napoli non ti offre solo questo. Perciò io dico, l'idea delle guide, che sono personaggi famosi, secondo me è un'idea straordinaria. No, mi sembra devono dare tutti una mano. Siccome noi personaggi, appunto, noti, famosi, ne abbiamo tanti, e quindi il turista che arriva da Cremona È una questione. trova magari una persona che ha visto solo in televisione, la trova lì. Sì, ma al di là che carina fa, ma io vedo anche come promozionarla. Cioè, il cantante famoso piuttosto che l'attore che ti parla di Napoli in termini positivi, che fa pugni con Gomorra, perché o torniamo un altro allo stesso discorso che facciamo spesso. A me questo genere di pubblicità di Napoli non piace, poi sarà un capolavoro, non lo metto in dubbio. Però perché parlare solo degli aspetti Sì, negativi di no, Napoli? Allora, avere questi aspetti positivi, poi la gente viene e si rende conto che sì, l'amore esisterà pure, però quando cammini per strada non te ne rendi conto, che poi la realtà è quella. certo. È brutto a dire che noi sappiamo che esiste, però esiste. Poi oggi devo dire con questo vento non eccessivo, con questo sole io vedevo i turisti felici girare per il centro storico di Napoli, proprio li vedevi proprio Senti, io li vedo, mi soddisfatti. capita spesso di passeggiare per i decumani e li vedo a bocca aperta, perché per quello che per noi sono cose alle quali siamo abituati. Sì, ci stanno pure alcune cose che mi danno fastidio, tipo quello che si veste da gobbetto, cioè il portafoglio mi dà fastidio, però capisco anche che fa parte del folklore. Però restano incantati, per esempio uno che canta pure in una trattoria, che per noi non dico che è una cosa normale, quasi una scocciatura, questi restano incantati. Napoli è straordinaria e va valorizzata, per questo è ben vengono iniziative. Come si sta comportando l'uomo stesso dalla cultura, secondo te? Vabbè, c'è stata adesso la forte polemica con la comunità ebraica. Lì hanno sbagliato tutti e due. Hanno Lì sbagliato sia la comunità ebraica ancora che non il si riesce a comune. ricomporre. Io mi auguro, lì si è offerto come mediatore, come intermediario, l'ex assessore della cultura Nino Daniele, Noi eravamo la settimana lunedì scorso, se non esatto, ricordo ci male, siamo no, noi, venerdì eravamo scorso. io, te, Renato Rocco e altri amici di Giuseppe Grimaldi, Nico Pirozzi, eravamo Eravamo alla tanti altri manifestazione colleghi. e ci mancava un rappresentante Adesso del però, comune. ora però, bisogna ricomporre. Io credo che De Magistris deve fare lui un passo e poi dopo si Lo ricompone. deve fare, però permettimi di dirlo, Entrambi. e devono fare entrambi, perché la comunità ebraica, Napoli non c'è razzismo, No. la maniera più Questo, io assoluta. credo, guarda, liberato, questo è uno dei posti al mondo in cui c'è meno Meno liberato. razzismo, Proprio. anzi noi lo subiamo peraltro. E lì, Proprio. francamente, saranno stati anche infelici, cioè, ma tu puoi anche non condividere le idee di una persona, ma il comune è una Siccome istituzione. tutto nasce, perché forse non tutti possono sapere, tutto nasce da alcune frasi dette alcuni anni fa dalla De Maio, attuale assessore, e allora questa situazione va ricomposta, non è Comunque, possibile questa frattura la vedo tra molto. amministrazione comunale e comunità ebraica. Io ero un po' scettico, ti confesso il mio peccato dopo il cambiamento di Nino Daniele. È giovane, inesperta, però parla Questo bene. sì, assolutamente. L'ho vista all'opera varie volte, la vedemmo la settimana scorsa, stavo proprio con Renato Dispiace per Nino Rocco alla Daniele. conferenza stampa al MAN, è in gamba. No, non è in gamba. Dispiace per Nino Daniele perché stava lavorando benissimo e si trattava di chiudere un anno e qualche mese di consigliatura. Comunque si può dare un contributo anche non stando in giunta e forse un po' più di spazio ai giovani anche nell'amministrazione, alle donne. Non Va è una bene, questione vediamo, secondo. però adesso bisogna ricomporre questa frattura con la comunità ebraica, non è giusto proprio per quella che è la storia, come dicevi tu, e la cultura di Napoli, che ci sia questa frattura. Che poi la storia degli ebrei a Napoli durante la guerra in particolare
Noi siamo stati, quella manifestazione che ricordavano prima, ci sono stati 7-8 ebrei, Sì, insomma, sono state ma sono morti trattenute. non perché sono stati presi a Napoli, ma perché sono andati via da Napoli e sono stati presi in altri luoghi. Sì, questo diciamo, è successo perché ovviamente molti tentavano rifugio in alcuni posti. Io per esempio avevo alcuni miei antenati che andarono a rifugiarsi in Abruzzo, eppure lì però dovettero poi a un certo punto nascondersi perché i rastrellamenti avvenivano un po' ovunque. Però è sempre bene ricordare certe cose perché poi anche un nostro collega molto famoso, non napoletano, ma bergamasco, sono 70-80 anni che ci fanno due zebedei così con la storia della Shoah, invece io credo che se No, ne debba invece parlare. assolutamente su questo non si deve scherzare, anche bisogna cominciare dalle scuole perché non è possibile che ci siano poi persone che i cosiddetti negazionisti, che sono cose No, questo è ignoranza, cioè il assurde. negazionismo è ignoranza, quello è un dato storico Ed è acclarato. giusto, anzi se ne parla troppo poco, se ne parla molto in quei giorni e troppo poco durante tutto l'anno, bisognerebbe parlarne di più. No, io credo che bisognerebbe parlare molto più di queste cose che dei corri da Stato. Sai, io corri da Stato fateglieli fare, tanto non contano niente. Queste cose qui, secondo me, sono veramente, ma non perché c'è il pericolo che adesso succeda qualcosa con gli ebrei o via discorrendo, ma per evitare che in un futuro, non con gli ebrei, ma semmai con un'altra popolazione, possa capitare. Cioè, è un'aberrazione umana. Però, ti ripeto, Napoli da questo punto di vista, anche perché Napoli è stata sostanzialmente l'unica città che si è liberata da solo dai tedeschi. I tedeschi a Napoli sono stati mandati via. Certo, Napoli si è liberata e abbiamo le nostre vittime Sì, però le quattro storiche, giornate di abbiamo Napoli una sono state piazza che poco dopo, cioè ricorda. a fine settembre, quindi l'8 settembre c'è stato, diciamo, Quando arrivarono gli i americani, tedeschi da alleati sono diventati occupatori e a fine settembre da Napoli sono andati via. la città era stata liberata. Certo. Comunque. Ottavio, anche oggi è passato il tempo, se in regia mi stanno facendo segni che dobbiamo andare verso la conclusione. Abbiamo parlato anche oggi che sembrava che in apparenza non c'è. Comunque questa storia questa cosa del bullismo, Ne ripeto perché magari. riparleremo. No, è importante, questo è Questo te lo importante. lascio, questo qui in Volentieri. redazione. Volentieri. Noi anche avevamo in animo di fare qualcosa del genere, così semmai studiamo qualche operazione in comune se possibile. Eh sì, poi c'è la nostra commissione pari opportunità che sta lavorando benissimo su questo e su altri temi in tutta la Campania, Noi nelle stavamo 5 province. pensando di fare, sai, noi organizziamo delle manifestazioni, vogliamo fare una sul bullismo e una sull'emergenza della violenza sulle ambulanze e sui pronti soccorso, poi al limite ci concordiamo, sarei onorato se le facessimo insieme con Sì, l'ordine. Lo so certo. che voi, tu in particolare, sei sempre disponibile, ma anche Titti e In prota tutti di tutte le quanti. ragazze della CPO, sicuramente. Ok, abbiamo concluso l'appuntamento della settimana prossima. Bene, grazie. Alla prossima!